Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo con la data storica di oggi che è il 4 novembre. Il 4 novembre in Italia si celebra la festa dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. L'amministrazione comunale celebra questa ricorrenza storica il giorno 6 di novembre, riproponendo il vecchio cerimoniale che si teneva un tempo. Parte tutto dalla messa alle ore 10 all'interno della chiesa di San Gaudenzio, il corteo con la banda e l'arrivo al cimitero per la deposizione di un lume all'interno della Cappella dei Caduti, dopodiché la deposizione con i discorsi finali e l'inno nazionale presso il Monumento dei Caduti di Via Piave. Terminata la messa, il corteo percorrerà le vie del centro per raggiungere il Monumento dei Caduti, quindi Via dei Patrioti, Piazza Alfredo di Dio, Via Piave. Sono giornate di festa nazionale, sia il 4 novembre che il 6 novembre che noi usiamo per ricordare questa ricorrenza. Invito quindi tutta la cittadinanza, non quella solo in prossimità del passaggio del corteo, a esporre il tricolore dalle proprie case. Gli eventi della settimana. Sabato sera ore 20:45 presso la biblioteca Enzo Biagi riparte il caffè con l'autore, nell'occasione la serata per la presentazione del libro su Del Piero. Domenica, che è la prima domenica del mese, il tradizionale mercatino degli hobbisti in Piazzale della Repubblica. Sempre domenica, dalle ore 10 alle ore 12 in Piazza Matteotti, la possibilità di visitare la Cappella di San Martino. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!